Adesso raccontaci dell'altro compagno e di come vi siete incontrati e come avete scelto questo sogno da realizzare in progetto, da realizzare in fatto. Allora, David è il giovane ed il bello del gruppo, ok? Sai che c'è sempre quella racchia che va con quella bella, ecco. Io sono la racchia, il bello è David. Esattamente un po' come era quando siamo andati al Gaschenbrunn 2, no? Il bello era Cory, che era anche il più giovane. David è una guida alpina, l'ho conosciuto personalmente non tanto tempo fa, 3 anni fa, nel 2010 in Nepal, quando tra l'altro fu teatro Lama Dablam di una disgrazia che lo vedeva coinvolto, nel senso che stava tentando di aprire una via nuova con un giapponese sulla parete nord della Madablam, arrivarono in cresta, anche abbastanza vicini alla vetta, e non riuscivano più a procedere né avanti né indietro per una consistenza della neve che era nulla, era come zucchero. E quindi hanno chiamato il soccorso, è arrivato l'elicottero, l'ha preso, l'ha portato giù, ha fatto un secondo viaggio per andare a prendere l'altro alpinista e ha impattato con le pale, si è distrutto l'elicottero. Ed è anche dal dove è nato definitivamente la convinzione mia di fare qualcosa, perché quell'elicottero io l'ho pilotato fino a 4 giorni prima e quindi chi lo stava pilotando è quello che aveva poi continuato il mio lavoro. L'ho conosciuto lì e sin da subito ha detto: voglio fare qualcosa anche per questo mondo, mi piacerebbe aiutarti nel tuo progetto che hai in testa. Quindi siamo sempre rimasti in contatto. Poi ci siamo visti più volte al campo base. Lui è stato il compagno di Gerlinde Kaltenbrunner, la prima donna che ha scalato i 14.800 senza ossigeno, la terza in assoluto nella storia, tra quelle con e senza ossigeno. E quindi Gerlinde, che è un'amica comune, ha fatto un po' anche da trait d'union, nel senso che ci incontravamo spesso, magari dovevo incontrare Gerlinde, c'era anche lui. Poi è un bravo cameraman e ho visto già nel 2011 che se hai la fortuna di avere il compagno di cordata che oltre che essere bravo e oltre che essere un amico è anche un bravo cameraman, beh, viene a casa con un percorso un po' più spianato quando cerchi di raccontare ciò che gli altri possono solo ascoltare o leggere quando hai la possibilità di chiamare o di mandare articoli. Oggi c'è internet, quindi magari Simone Moro lo si è seguito anche con delle immagini, però sono sempre postume, no? E quindi se fai qualcosa di postumo fatto bene, raccontato bene, secondo me si può confezionare un bel modo di fare comunicazione, che non è un trucco per vendere fumo, eh? È questo che io poi mi imbestialisco. Sembra che ci sia sempre. Basterebbe provare a venire a stare al campo base del Nanga Parbat, che gli effetti speciali non servono. Basta solo l'inverno e basta il Nanga Parbat. Se poi racconti di un tentativo e perché no anche di una vetta, beh, raccontarla bene è solo una ciliegina, non è mica. Non siamo tutti su un pullman dove ti vendono per forza le pentole o qualcosa, raccontandoti che ti stanno portando al parco divertimenti. Ecco, diciamolo allora, com'è stare al Nanga Parbat d'inverno, non sulla montagna, anche solo al campo base. Guarda, ci sarà già una piacevole novità probabilmente al Nanga Parbat, campo base, versante Rupal. È vero che è basso, la parete più alta del mondo, fa un freddo cane, ma probabilmente ci sarà la possibilità di avere ogni tanto anche del fuoco. È talmente basso il campo base che c'è della legna lì. Non alberi da sradicare, ci sei già della legna perché ci sono già delle persone, gli shippers, cioè quelli che curano le pecore, che stanno già lì. E che quindi quando accendono 2 pezzi di legno magari avranno degli amici che si mettono vicino. Ecco. Però a parte il campo base e quel raro focherello, che comunque è già una piacevole novità, sulla montagna farà dannatamente freddo. In Pakistan mi aspetto temperature che vanno tra i meno 10 e meno 15, le più calde, ai 50-55 gradi sotto zero, le più fredde. Senza l'effetto windchill, cioè l'effetto del vento e quindi della percezione reale che portano addirittura temperature ancora più basse, ma basta già insomma il parametro meno 10, meno 50 per 2 mesi e forse oltre costantemente per dire che ecco, non sarà una passeggiata, non è l'oblio, nulla di eroico, stiamo scegliendo noi di andarci e quindi insomma non voglio neanche essere schizofrenico, però stiamo scegliendo di prendere un volo che ci porta in un punto e non ci porta al costume.